Forse hanno smesso di far casino, ma forse. No. Buongiorno! Allora, oggi è sabato, adesso ve lo dico, Sabato 23 e il video della settimana sarà un vlog. Cosa vlog? Non lo so cosa vlog. Come vi ho detto su Instagram, ieri abbiamo passato la giornata, abbiamo passato il pomeriggio a sistemare i disastri che ha fatto Atos finché eravamo al lavoro. Io non so sinceramente cosa gli sia successo da piccolino, ma lui, quando noi non ci siamo, deve cercare un riparo, cerca rifugio, cerca un modo dove nascondersi. E cosa ha ben pensato di fare? Ha ben pensato di distruggere una sorta di mobiletto di quelli, non so come spiegarvi, quelli da campeggio dove tenevamo tutte le scarpe e i cappotti che non usiamo spessissimo. Quindi, dopo aver strappato tutte le parti che lo ricopriva, è salito sui vari ripiani che sono fatti. Cioè, non sono fatti per tenere un peso di 30 kg, perché è quasi 30 kg, 24, quasi 30, 24 kg. E si è ovviamente anche ribaltato, perché non era la prima volta che succedeva. Il mobile, poverino, ha resistito per quel che ha potuto resistere. E ieri siamo tornati a casa che il mobile era crollato. E quindi io non, cioè io vi lascio immaginare il disastro che c'era. C'erano scarpe ovunque, anche perché non è che ho due paia di scarpe invernali, perché poi le divido tra invernali ed estive, e cappotti dei bimbi miei ovunque. Mi ha distrutto un paio di scarpe, quelle del vlog precedente, quello di Natale, gli stivali tipo Agga rossi, non so se avete presente. Comunque vi lascio il video qua nelle schede. Bambini, abbassate un po' il volume. E si è mangiato uno dei due stivali, quindi ciao stivali, arrivederci, un paio di scarpe in meno. Adesso sistemo un attimino la cucina, mi vado a fare una doccia che dopo devo andare dall'estetista e non so cosa faremo. Cioè non possiamo fare niente, siamo ancora in zona credo arancione. Diciamo che ultimamente non mi sono più posta il problema, perché non sto, cioè vado a lavorare e vengo a casa. Quello è. Che sia rosso, giallo, arancione, quello è. E quindi. Ma anche i vostri fanno così. Litigano ogni 3x2, dopo 3 secondi si baciano, si abbracciano, si amano. Io non mi ricordo, forse è perché ero troppo piccola, ma non mi ricordo queste cose con mia sorella. Beh, ci ammazzavamo di botte, sì. E allora? Cosa ha fatto là? Cosa c'entra là? È stato Bu? Opa! Siete in bilico sopra il barattolo del cacao dei bambini. Potreste cadere, io vi avviso. Adesso andiamo su a cambiarci e lavare i dentini. Va bene? Come no? Vuoi restare piccolo e puzzone? Sì. Eh? Allora non hai voluto tu venire? Oh, per tornare giù. Senti che lacrime! Allora, stamattina ho fatto i pancake del nuovo libro di ricette di Yader Fabri. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, che sono molto molto più presente, infatti ho messo la foto stamattina. Veramente veramente molto molto buoni. Io, cioè, le dosi che c'erano sono per una persona, li abbiamo mangiati io, Manuel e anche Tommaso. Veramente molto strong, buoni. Mi mancava la purea di mela, ma buoni lo stesso. E appena troverò il tempo di leggere, anche perché mi piacerebbe anche leggerlo questo libro, non solo fare. La smettete? Sempre così. Poi mi chiedete i vlog, cioè a voi piacciono i vlog dove i bambini gridano come dei pazzi? Però sono bei ricordi.
Basta! Mi scuso per le condizioni dei capelli, ma ieri sera ho fatto un massaggio alla cute con gli oli e questo è il risultato, perché appunto sapevo che stamattina dovevo lavarli e dargli una sistemata, quindi la condizione capelli è questa, però sono cresciuti veramente, veramente tantissimo. Io credo di non averli avuti mai così lunghi, cioè sono crespissimi, ma appunto perché sono pieni di olio. Basta, vado a lavarmi e ci rivediamo quando riesco a essere un po' più, cioè, adesso dico, non dico bellissima, perché è impossibile, senza filtri, però un po' più presentabile. Vi parlerò di questo libro un giorno, in un tempo indefinito. Cioè, voi vi rendete conto del casino che c'è qua dentro? Eh? Vi rendete conto? Mettete in ordine e andiamo su a cambiarci subito. Guarda che qua non si è mica la famiglia del Mulino Bianco, eh? Mettete in ordine tutto. Veloci che io vado a sistemare di là. Saranno stati di là tipo 5 minuti da soli, 5 minuti. 5. Questa è la verità, ragazze. No, le favole, non le favole. Questa è la verità. 30 secondi da sola, 30 secondi da soli. Il delirio, vi smontano la casa. Vi smontano la casa. E tra l'altro c'era Athos sopra il mobile della TV che guardava fuori dalla finestra. 5 minuti, 5. Athos, Athos. Ehi, chi è che ha seduto? Chi è che ha distrutto il cancello? Chi è che ha distrutto il cancello? Perché devi saltarlo via e venire dall'altra parte? Eh? Lo so che è stato Athos, tu va a sistemare di là. Chi è stato? Eh? Chi è stato detto? Chi è che ha distrutto il cancello? E quella lì da dove viene? Sotto il mobile. No, veramente. Andate a sistemare. Athos! Chi è che ha rotto il cancello? Non è stato papà. Papà lo apre il cancello. È stato lui? Ecco. Ok. Ok, adesso preparo lo yogurt. Visto che ne consumiamo a tonnellate, perché i bimbi di solito fanno merenda con lo yogurt, mi sono comprata qualche mese fa la yogurtiera e adesso metto sullo yogurt. Sentite il silenzio, sentite il silenzio. Ne hanno combinata una delle loro e adesso sono su di sopra a cambiarsi finalmente. Sono riuscita. Sono quasi arrivata, sono quasi riuscita ad arrivare anche in orario. Io non so come ho fatto. Non so come ho fatto. E andiamo a farci torturare. Allora, quando andate dal dentista e avete paura, vi ricordatevi che il dentista almeno vi fa l'anestesia. La ceretta all'inguine si fa senza anestesia, ragazze. I baffetti anche, cioè, fa male. Quello lì c'è da aver paura. Cosa stai preparando? Non sto preparando niente, ho aperto un sacchetto e c'era quella roba lì dentro, non l'ho Ah, preparata. una roba smart. Orecchietta di cime di rappa. Cime di rappa. Tu sei una raffa, tu sei una raffa. Ciao, sì, ti sono mancata tanto, mamma. Eh? Voi avete fatto casino? No! Cosa no? Cosa no, bugiardino? Olio! Hai fatto rumore? Hai fatto rumore? Va, va, va. Sta coda immensa.
Tommaso, cosa hai attaccato qua? Bubuma. Bubuma, ho capito, ma non si attaccano nelle porte, Bubuma. Bubuma, caduta. Autobus, taxi, camion, latte, dov'è il latte? Ma c'è il latte anche. C'è il camion del latte, sì. Oh no. Ciuccio, dove è andato, Ciuccio? Wow. Camion del latte. Olio. Buone, vediamo se ne mangiate. Tommaso? Ma che bravo Tommaso che mangia la pasta con le cime di rapa! È buona, papà, amore? Come booster? Che? No? Che c'è? Sorridi. Ari, eccomi. Li ho asciugati in fretta e furia stamattina provando a tirarli col Dyson e sono usciti così, vabbè non importa. Allora Manuel adesso è andato da suo papà a fare delle fatture di lavoro, si è portato via Alessandro. Tommaso è pieno di sonno, quindi gli ho attaccato Bing e tirato giù la persiana così magari si mette anche a dormire e io inizio a sistemare. Atos ha ben pensato di fare una bella, no, torta, è brutto Noemi, torta, insomma avete capito cosa ho fatto, nel bagno della lavanderia, perché dovevo uscire, ma al posto di chiamarci ha detto, beh, la fate anche voi qua, la faccio anch'io, e quindi adesso zonizzatore a manetta, pulito, fatto e quant'altro. Intanto piange perché Eolio fa schifo e questa è una costante, Eolio fa schifo qua, internet fa schifo, li ho provati tutti ormai, fanno schifo. E lui piange perché ovviamente Bing è sull'applicazione RaiPlay e non sta... Eccolo, è partito, avete sentito? Bing! Oh! Che titolo darò a sto blog? Il delirio? Ah, ecco, ora ricordo perché avevo acceso la videocamera. Allora, noi non compriamo spessissimo, capiterà una o due volte l'anno che compriamo pasti già pronti surgelati, perché comunque se abbiamo il tempo ci piace farci le cose, però stamattina appunto mi hanno andato a fare la spesa, sapeva che io dovevo, cose che cadono, dovevo andare dall'estetista, quindi ha preso le orecchiette e le cime di rapa all'Eurospin, quelle surgelate, e sono una cosa atomica. Ripeto, noi non acquistiamo spesso pasti già pronti surgelati e cose così, però quelle poche volte che abbiamo appunto acquistato questi pasti già pronti, quelli dell'Eurospin, ragazzi, sono veramente buoni. Tipo abbiamo acquistato tempo e tempo fa la paella, che è veramente molto molto buona, anche perché a farla so che ci vuole una vita e mezza, io non sono in grado, non, magari sono anche in grado ma non ci voglia, ecco, questo è più vero, però sono veramente molto molto buoni. Magari se voi avete provato qualche altro pasto pronto dell'Eurospin e vi è piaciuto, me lo scrivete qua che magari ogni tanto lo proviamo. Poi un'altra cosa che vi volevo dire è che sto pensando ai prossimi video da fare. Allora, innanzitutto vi farò un video haul di Shein che io ho scoperto alla fine dell'anno scorso ed è diventata una sorta di dipendenza. Però appunto sto ancora aspettando delle cosine che ho ordinato con i saldi e io ho già acquistato le cose per il periodo primaverile estivo, quindi vedrete un haul saldi estivo. Che genio, sono furba però, così ho trovato le cose che più mi piacevano, insomma vabbè, vedete i vlog, perché poi io mi perdo nelle chiacchiere. E un'altra cosa che filmerò è come pulisco le IQOS. Io ho sempre fumato da quando ho 14 anni, ho smesso durante le gravidanze, ho ripreso quando ho ripreso a lavorare, o così ho ricoverata. Però è da più di un anno che io non fumo più sigarette normali, non ho più toccata una, e utilizzo l'IQOS.
sono riuscita a convertire anche il babbo e a quanto pare anche la mamma dall'ultimo dell'anno. E voglio appunto mostrarvi dei kit che ho acquistato per la pulizia, cioè vi torna come nuova la sigaretta. Quindi questi saranno prossimi video che sicuramente vedrete. E un altro video che voglio assolutamente fare, perché ci tengo veramente tanto, perché circa un anno fa, come sapete, appunto se mi seguite su Instagram trovate sempre tutti i link qui sotto nell'info box, ho fatto l'analisi armocromatica. Io non ho le competenze per parlarvi di armocromia, però nel mio piccolo vorrei spiegarvi cosa ho capito e riuscire a spiegarvelo sarà una sfida. Cosa ho capito e mostrarvi come il giusto colore possa valorizzarvi. Spesso vi capita magari di vestirvi e dite: mamma mia, oggi cioè, sono proprio brutta, non mi sta bene niente. Oppure vi capita di mettere quel capo che inconsciamente adorate, ma adorate perché? Perché vi valorizza. Ma non è il taglio, cioè tante volte non è solo il taglio dell'abito che vi valorizza. Infatti sta maglietta qua, cioè, non c'entra niente con la mia fisicità, però io la metto perché appunto è armocromatica, mi dà luce al viso, mi toglie senza enfatizzare le imperfezioni. Quindi siccome ne parlo appunto spesso e chiedete a me informazioni, vorrei farvi vedere questa cosa per poi rimandarvi a chi è del mestiere e può veramente aiutarvi. Quindi magari se vi fa piacere lasciatemi un commento qui sotto dove mi dite anche in quali ordini volete vedere questi video che ho in mente di fare. Ovviamente quello di Shein non dipende da me, ma dipende dalle poste, nel senso che mi mancano ancora due pacchi, però è nei progetti delle cose da fare. Ora mi metto a sistemare. Perché sì. Adesso ci mettiamo a scaricare due puntate di MasterChef, che dobbiamo ancora iniziare a vederlo. Mi sono appena resa conto che stamattina, toccando le impostazioni della telecamera, ho abbassato la qualità ancora di più. Sono un genio! Gigio Pizza! Ah, vi lasciamo qua nelle schede. Che schede? Nelle schede, amore, qua. Nelle schede. Nelle schede vi lasciamo la vecchia ricetta di Manuel, che sta modificando in tutti i modi. Basta, basta. Athos, ho appena finito di lavare il pavimento. Athos! Athos. Facciamo rivoltare la mamma. Mamma, filmaci. Accendi luce al salotto. È asciutto. Ma basta. Cose appese ovunque. Cosa sta succedendo di là? Tommaso, cosa succede? Spiegami cosa succede. No. No. Perché sei arrabbiato? Perché voglio tornare sugli occhiali. E occorre fare tutto sto casino. Va bene, ciao, vado di là io. No, 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 no. Alexa? Spegni luce salotto. No! Cosa stai mangiando? No? Quello lì è prosciutto, amore, non è booster. È buono? No. No. Pizza di tomato pronta.
Bravo, pulisci bene sulle magliette, sai. E la bavaglia dov'è? Acqua. Acqua. Sì, padrone. Ma di chi è questa pizza? Di chi è quella pizza lì, Tommaso? Lei. È tua? Sì. È tua? Ma tutta quella pizza lì? Ma no. No, là non te la mangia la pizza. Quella con i booster è di Tommaso. Ale la mangia col prosciutto e funghi. È buona? No. Neanche un po'? No. Ecco. O te. No. Qua. O te. O te. È buona? No. No. Con chi stai litigando? Col booster? Oh. Prova con un altro. C'è fatto il castigo di tra oggi adesso per mamma. Cos'è sta pizza? Non lo so. Tommaso ha detto che non è buona. È buona. Ma che come qui in televisione già su YouTube. Non so, gli altri li tagliano con un po' di com'è? Buonissima, direi il gusto. Rispetto no, ma il gusto è buonissimo. Ecco la pizza di Ale. Adesso assaggio anche una fetta di quella di Tommaso. Quei ute. È buona quella di Tommaso. No. Speciale? Quello di Chef Manuel è buonissima. È buona? Sì. No. No. Ma cosa dici no che ne hai mangiata quasi una intera? No. Posso dire una cosa? Però quella di Chef Manuel invece di quella della pizzeria è più buona quella del papà. È più buona quella del papà. È molto 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 buona. Bravo papà. Bravo papà. Va bene, grazie. Mangiate. Mangiate, mangiatene tutti. Questa è la mia pizza. Buon appetito! No! Attila! No! Sì! Una villa che è una vera opera d'arte, con una superficie di 280 metri quadri suddivisi su tre livelli, composta da doppio salone, cucina, quattro camere. Cheese! Se fossi un cane te l'avresti raggiancato, vai ormai. Atos, seduto. Seduto. Stiamo sentato. Tira sulla testa, qua. L'hai visto, Ale? Adesso ti facciamo rivedere anche a te. Mettiti un po' in piedi che lo vedi. Sì, fermo. Guarda gli occhi in casa. Ehi, qua, vieni qua. Fermo. Dai, può. Hai visto il corno dietro gli occhi? Cos'è che vuoi? Nessuna come lei ha saputo parlare al cuore di milioni di donne. La tua sentimenti si fondono nelle più emozionanti storie d'amore. Firmate Rosa Mompice. Mi torna che sono.
fermo, fermo, fermo. Preparatevi perché nevica. Manuel ha messo sul pigiama che gli ho regalato 5 anni fa. Questo serve per andare in ospedale. Facci vedere il pigiama, sì, che ti ho regalato. Cioè, Manuel non ha mai messo il pigiama. Infatti, non vedo l'ora nel letto per cavarlo. Dicevo che Manuel non ha mai messo un pigiama. Non ce l'ha mai avuto neanche un pigiama. Perché lui è abituato a dormire con una t-shirt, che sia inverno, che sia estate, che sia quel che sia. Infatti, quando mi è finito all'ospedale, non so se vi ricordate, qualche anno fa, il pigiama gliel'ha... Madonna mia! Gliel'ha prestato mia mamma, che ha tutto il set di pigiami nel caso servissero per andare in ospedale, mai usati neanche quelli, e gli ha prestato appunto un pigiama di mio papà. Quindi in quel momento io ho deciso di comprargli il pigiama che appunto non ha mai messo. Ha deciso di metterlo oggi sperando che non succeda niente adesso. Potrebbe nevicare. Guardate. Che bello il pigiamino, amore. Bello il pigiamino, amore. Bello. Bello anche il tuo. È bello il pigiamino. Bello. No. E con questo buonanotte. Buongiorno, è domenica mattina e il divertimento ci aspetta. 4 ceste, vai! Ora la spengo perché penso non sia il vostro obiettivo della giornata vedere me che stiro, anche perché se vado avanti a filmare vi spoilerò i vestiti dell'Oldie Sheen, quindi ciao. Cos'è che mangi? Otte. Buoni. Buon appetito. Grazie. Buon appetito. Cos'è che hai da piangere? Papà sta andando via con Ale. Io devo stirare, tu le devi smettere. Chiaro? Cos'è che hai? Cos'è che hai da piangere? Non puoi andare via in bicicletta. Devi stare qua a stirare con me. Allora, ci sono quasi, ho l'ultima cesta, io non so voi ma mi prendo sempre malissimo, cioè se salto una settimana poi devo stirare tipo 4 ore. Lo so che voi mi scrivete ma tu sei pazza a stirare, ma io non ce la faccio a mettere sulle cose che non sono stirate. Poi faccio il delirio come dentro là e quindi si stropicciano di nuovo, però io so che le ho stirate, capite? Qual è il problema? Adesso Tommaso va è a letto che sta dormendo, Athos sta piangendo perché Manuel e Alessandro sono andati via in bicicletta, io termino queste cose qua e poi se riesco mi metto a girare uno dei video di cui vi parlavo ieri e altrimenti inizierò a montare questo. Tanto oggi non facciamo nient'altro, cioè stiro, metto via, penso guarderemo Masterchef, poi prepariamo la cena e stasera abbiamo una videochiamata con degli amici che non sentiamo da un po'. E questa è la domenica in quarantena. In cosa siamo in questo momento? E mi disturbavano le porte aperte. Vi volevo dire anche che ho pensato a un altro video da fare, perché ultimamente io e Manuel, soprattutto io, Athos, basta! Abbiamo visto dei telefilm davvero davvero carini, e volevo appunto farvi un video dove vi parlo appunto dei,
delle serie più carine può essere utile, anche perché io non so mai cosa guardare, quindi trovo utili questi video che guardo spesso e magari se avete qualcosa da consigliarmi che non ho visto sarebbe interessante. Tommaso, tu dovresti dormire. Mi sono sciolta i capelli pensando di essere un po' più decente, ma ieri ho avuto la malsana idea di riempirli di schiuma e stanno in piedi da soli. Comunque, visto che sto un attimino spolverando prima di andare giù a guardare ancora Masterchef, voglio dare un attimo una sistemata. Mi è venuto in mente un altro video che potrei fare se vi interessa, sui profumi Dupe Inspired, perché ne ho veramente tanti. Ho ad esempio il Dupe della Vie Belle, dov'è che l'ho messo? Eccolo qua. Li sto spolverando tutti, quello del Miss Dior, quello dell'Aromatic Elixir, versione buona, versione lavoro. Magari può essere interessante. Cosa ne dite? Ovviamente non è sponsorizzato, cioè è sponsorizzato da me questa cosa. Ecco, quindi niente ragazze, direi di chiudere qua il vlog, anche perché tra le registrazioni di ieri e quelle poche che ho fatto oggi, perché non ho fatto appunto niente di interessante né ieri né oggi, però era per stare un attimino in compagnia, verrà un video lunghissimo, quindi direi di chiudere qua, finisco di dare una sistemata alla camera, vado giù e ci vediamo presto nel prossimo video. Devo smetterla di gesticolare così tanto, è una cosa fastidiosa. E fare anche queste facce. Ok, imparerò. Riprenderò. Anche se le ho sempre fatte. Ok, ciao.